Il tuo bambino ha paura del dentista? Vieni in Clinica Dentale. Uno staff di esperti si prenderà cura del tuo bambino. Clinica Dentale. Ci occupiamo del tuo sorriso. Clinica Dentale. Torri di Quartesolo e Grancona. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole, con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Piramidi Fitness Club, 800 metri quadrati di cordialità e professionalità che sapranno accoglierti in un ambiente moderno e dinamico, unito ad uno staff disponibile, attento e motivato. Troverete sala pesi, sala corsi e sauna, sempre a disposizione 7 giorni su 7. Siamo a Torri di Quartesolo, vicino alla Decathlon, dietro al ristorante Sushi One. Ti aspettiamo! Ok, ciao Lud, non ce la fai allora? Sicuro? Ma... vabbè, ok, dai. Ok, ciao. Ammalato? Come mai? Lud è ammalato. Poverino. Benvenuti a Cocktail Music Club. Come vedete oggi manca Lud, purtroppo io gli dico di vestirsi un po' adeguatamente, ma lui viene sempre qui nudo, quindi vero Frangi? Sì, 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 per quello, sì. Mali di stagione. Bene, allora oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere i Water Shape. Ciao ragazzi. Ciao. Intanto voglio subito sapere i vostri nomi. Allora, Francesco Tresca, sono il batterista, Mattia Cingano, basso, Nicolò Cantele, voce, Mirko Marchesini, chitarra, Enrico Marchiotto, tastiera. Bene, bene. Allora, Francesco, dammi la definizione del tuo gruppo, che genere musicale suonate? Allora, a noi piace definirci Melting Prog, che è una definizione inventata ad hoc per il progetto. E ci definiamo così perché il tutto parte un po' dalle basi del progressive rock. Però questo gioco di parole col melting pot richiama un po' il fatto che siamo aperti ad altre influenze, altre cose. Può essere una colonna sonora come il funky, il pop. Siamo aperti un po' a tutto, quindi la base è progressive rock, progressive metal, però può succedere di tutto a seconda dei brani. D'altra parte il prog è un po' così, no? È un melting pot di tanti generi alla certo, fine. Certo, no? È un genere che a partire dagli anni 70 si è sviluppato con questa ideologia, quello di essere aperti mentalmente, di portare ad esempio la musica classica nel mondo del rock, che prima questo non succedeva. Quindi l'idea parte proprio in quest'ottica qui di evoluzione e di apertura mentale. Ecco. Ok. Water Shape, che cosa mi significa? Anche il nome della band richiama un po' questa sorta di apertura mentale, in quanto Water Shape è la forma dell'acqua, e l'acqua non ha forma, come è chiaro,
quindi assume la forma del contenitore, si adatta di volta in volta, e questo è un po' quello che piace seguire anche a noi nello spirito della band. La composizione può nascere da un'idea più pop, da un'idea metal, non ci poniamo limiti, a seconda di questo adattiamo un po' lo stile. Ovviamente ognuno di noi poi porta le proprie influenze e si cerca di creare qualcosa di unico. Come nasce questo progetto, Watershape? Quando e come? Nasce nel 2014, io e Mirko suonavamo precedentemente con un'altra band, sempre in campo progressive. A un certo punto siamo andati per strade diverse e io però avevo tante idee in cantiere, quindi ho deciso di formare una nuova band per poterle concretizzare. Ho chiamato subito Mirko, di cui mi fidavo, mi sono trovato subito bene. In maniera... Ha fatto una faccia, come dire, non so se ha fatto tanto bene. Visto che lui non ha il microfono, lo dico io, dovevo dire così in realtà. Per la scelta del bassista è stato molto semplice, perché siamo amici di lunga data, Mattia ha già suonato con Mirko. E quindi insomma è stato facile pensare a lui. Per quanto riguarda voce e tastiera abbiamo dovuto cercare un po', invece era più complicata la faccenda. Nicolò mi è stato suggerito da una mia amica e Enrico da un musicista in comune, quindi l'idea di partenza era concretizzare alcune mie composizioni che avevo in cantiere. Adesso la maggior parte del materiale viene da me, ma siamo aperti a composizioni di tutto. Abbiamo in cantiere un brano di Mattia, quindi vedremo per il futuro, insomma. Allora ragazzi, io direi che diamo spazio al live. Perfetto. Cosa ci suonate? Suoniamo un pezzo che ho scritto io, è il nostro primo singolo, si chiama Alienation Deal. Per collegarci al discorso cinematografico, il testo parla un po' della paranoia a cui può arrivare un attore cinematografico nel dover interpretare diversi ruoli. Perfetto, bene. Step by step, losing your personal defenses. Blank eyes, they see him black and white, or with the colors of the light on the pouring night. Inside, you know who you are, but every day you change your mind, 'cause a movie star. In your head, confusion carousel of life, but you have to serve your personality. So you take away the mask of your despair, leave the pain, your life is not a game. Your mind, schizophrenia rising up, and the cure takes time. Control, so many hands are knocking at the door behind your eyes, leave them to survive. In your head, confusion carousel of life, but you have to serve your personality. So you take away the mask of your despair, leave the pain, your life is not a that makes you feel on the edge of sanity. Feel where your alienation deal.
personality. So you take away the mask of your despair. Leave the pain, your life is not a that makes you feel on the edge of sanity. Threw away your alienation deal. Allora, questo è il vostro singolo? Il primo singolo, sì. E fa parte di un CD, di un LP? Ancora no, lo sarà in futuro sicuramente. Adesso abbiamo una serie di brani già composti che fanno parte del nostro repertorio dei primi concerti. Non abbiamo ancora programmato la scrittura del primo album, intanto stiamo partendo da brani singoli. C'è un video ufficiale per questo brano che è stato che girato. Che poi lo vedremo, giusto? Uh-huh. E poi abbiamo delle cover e... che altri, ci farete sentire anche questi anche nella questo, seconda un parte. Assaggio, sì. E altri brani nostri, di cui, come dicevamo, uno composto da Mattia con lo stick, non con il basso. Con lo stick. Mm-hmm. E cos'è lo stick? È un... vuoi spiegare tu? Certo, certo, spiegalo tu, caro. Prego. Lo stick è semplicemente uno strumento molto particolare, 10 corde, è praticamente... fa le veci del pianoforte, è una chitarra che fa le veci del pianoforte praticamente. Spiegandola... Aspetta, scusa, Frangi, hai capito? Benissimo, è un pianoforte fatto a forma di chitarra, no? Bravissima, riassunto perfettamente. Abbiamo una bartender intelligentissima. Purtroppo, visto che la presentatrice è andata male. Che simpatica. Bene, allora dalla regia mi dicono che è tempo di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con i Watershed. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome. Ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Amici di Cocktail Music Club, siamo qui con i Watershape. Allora, ciao. Francesco, dimmi come parte la composizione dei vostri brani. Allora, non c'è una regola innanzitutto, questo è il punto chiave, quindi potrei parlarti di tutto e di niente. Ogni volta io parto da un'idea diversa, dipende dallo spunto che ho in quel momento, può essere un'idea ritmica, essendo un batterista, e allora magari ci costruisco sopra gli arrangiamenti per gli altri strumenti, può essere da un arpeggio di chitarra, se ho in mano la chitarra, così come può essere un suono di tastiera, che io non sono un tastierista, quindi non so suonare bene come Enrico, però per schiacciare un bottone e sentire il suono che viene fuori, a volte l'input viene da quello. Sì. Può essere da un film che vedi, da quello che ti trasmette una scena. Da qualsiasi cosa, diciamo. Esatto. Ma le parole, i testi per voi sono importanti e chi li scrive? Finora li ho scritti io.
sono assolutamente importanti e vanno di pari passo con la musica. Chiaro che se il brano è felice è strano scrivere un testo malinconico, però può benissimo essere quella la cosa affascinante. Finora non abbiamo affrontato cose così particolari, finora ho fatto in modo che le linee vocali e le parole seguissero l'atmosfera della musica. Testi che scrivo finora sono stati tutti. Però i testi vengono dopo la musica? Per me sì. Ah, okay. Non come importanza, ma come cronologia, sì. Proprio li compongo dopo. Ho capito. Non la linea vocale, però. A volte parto dalla linea vocale, ci costruisco sopra la musica e infine metto le parole. Ok. Frangi, ripeti tutto quello che ha detto Francesco. Allora, io ero impegnata a fare la mia creazione. Ah, quindi... ok. Cosa ci hai creato? Quindi io ho ascoltato con un'orecchia, ma con l'altro finivo. Ho fatto anche una composizione fantastica. Allora, amazing. Il cocktail di questa sera si chiama Dark Storming. Dark Storming. Che potrebbe essere il nome di una band. Brava! Finalmente qualcuno che riconosce la mia bravura, finalmente. Io l'avrei fatto dopo averlo assaggiato. No, sulla fiducia, andiamo sulla fiducia. Perché, ragazzi, è buonissimo. Allora. Beh, maleducato, grazie, guarda, appunto, vabbè. Cioè, se no... In teoria ci servono prima gli ospiti a casa mia. Vabbè, ma le donne, scusa, ma qui dai. Non siamo a casa tua, ma lei, ragazzi. Allora, lo Dark Storming è un cocktail abbastanza fortino, che vuole un po' così evocare appunto questa tempesta che stravolge tutto e che crea nuova vita e come la loro come il prog, come il prog da cui loro nascono. Che brava, che intelligente. Ogni puntata diventi intelligente più intelligente. Qua dentro serve. È già la seconda volta che lo dici oggi. Enjoy your drink. Bene. Allora un brindisi, ragazzi, sì, a voi e grazie. Anche a tutti i telespettatori che hanno sempre la pazienza di guardarci. Sì. Sì. Buono. Buono, particolare. Attenta che c'è lo zenzero che ti pizzica. Ah, lo zenzero, è lo zenzero. Buono, ah, però. È proprio lo stuzzicadenti che mi ha pizzicato. L'occhio. Ragazzi, allora, secondo me è arrivato il momento del secondo live. Cosa Pronti. Ci presentate? Abbiamo... Dopo aver bevuto velocemente il cocktail e quindi essere tutti cantare. Ubriachi. Abbiamo pensato di proporre una cover. Prima parlavi del progressive, che è un po' il genere da cui noi partiamo, e quindi abbiamo deciso di omaggiare una band importantissima nel genere, che sono i King Crimson. È una delle mie band preferite, quindi io ci tenevo a farla e i ragazzi sono stati ben contenti di assecondarmi in questo. Solitamente facciamo un medley con due brani dei King Crimson, in questo caso ne facciamo solo uno dei due perché si presta meglio all'acustico. Il pezzo si chiama Epitaph. Epitaph. Crying, yeah.
as I feel you tomorrow, I'll be crying. Yes, I feel tomorrow, I'll be crying. Però scusate, vai, io finisco il mio cocktail. Una botta di vita, sì, effettivamente. Ragazzi, allora, i progetti futuri, adesso ingozzatevi di cocktail, ok? Finire il mio cocktail. Dai, un attimo, progetti a lungo termine. Adesso abbiamo un po' di concerti da organizzare, da fissare, da cominciare a esibirci il più possibile per rodarci anche dal vivo. Continuare la composizione dei brani, ne abbiamo una manciata, ma ce ne servono altri per pensare al prossimo disco, che sarà il primo. Bene. Fantastico. Allora, il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, ma noi vogliamo far vedere il vostro videoclip, perché è molto bello. E regia di? Nicole Toscano. Nicole è una Toscano. Regista milanese con cui io collaboro in merito alle colonne sonore, quindi ero già in contatto con lei. Mi sembrava avesse uno stile adatto per le atmosfere del brano e quindi le ho proposto questa cosa e ha fatto un ottimo lavoro, secondo Infatti, me. Infatti, è molto bello. Vero, Frangi, che sì. Ti è piaciuto tanto? Moltissimo, devo dire la verità, molto bello. Non so perché non ti ha chiamato Nicole a fare questo videoclip. Perché io sono un po' più avanti, sono più molto là. Ricercata, quindi... Benissimo, benissimo. Dai, allora, vediamo il videoclip e ci salutiamo adesso, perché poi il tempo non ci sarà più. E speriamo che ci sia Lud, altrimenti vorrà dire che il cocktail avvelenato ha fatto davvero un effetto molto forte. Ciao! Ciao! One day, your mind will find a way to the edge of the world that you know's out there. Your soul evaporating tear on the glass and the world on the ceiling is gone. In your head, confusion carousel of lies step by step, losing your personal defense. Your hand to say
of your personality. So you take away the mask on your despair. Leave the pain, your life is not. Your personality. So you take away the mask on your despair. Leave the pain, your life is not a game. Makes you feel on the edge of sanity. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Il tuo bambino ha paura del dentista? Vieni in Clinica Dentale. Uno staff di esperti si prenderà cura del tuo bambino. Clinica Dentale. Ci occupiamo del tuo sorriso. Clinica Dentale. Torri di Quartesolo e Grancona.